Ciao a tutti, allora spero che apprezzate la mia ciochina sopra il capo. Praticamente questa è la pettinatura fatta con quel kit che avevo comprato a Claire's ai Gigli. È una pettinatura molto particolare, però molto bellina, molto retro. Mia mamma ormai è in lotta contro i miei capelli perché non gli piacciono il fatto che ce l'abbia troppo lunghi, vuole che me li tagli, non gli piacciono il fatto che me li sia fatti in castano scuro, e quando ho visto questa pettinatura ho detto immediatamente che era retro. Però a me piace, è molto facile e veloce da fare e sembra abbastanza resistente perché è già tutta mattina che l'ho fatta. Credo che vi farò un tutorial, anche se continuo a sconsigliarvi di comprare il kit perché vi serve semplicemente la fascia, che secondo me si riesce a trovare in altri posti. Oggi in realtà però vi volevo fare la recensione finale della Finta Naked 3, di la Finta Urban di 3, che in realtà è comprata su i siti cinesi. Lo volevo fare perché c'è una luce decente qui nella soffitta dei miei genitori. Questa è la palette. Se vedete, ben due cialdine sono bucate, tanto per indicarvi che l'ho usata veramente tanto. Dal lato di qua c'è uno specchio grande. Io questa palette l'ho usata tantissimo perché è facile da usare. La mattina vi mettete lì, in 2 secondi avete un trucco bellino sull'occhio senza però rischiare di farvi un pasciugo, che io sono capacissima di farmi a tutte le ore del giorno e in particolare la mattina appena alzata, perché ha colori neutri, quindi sono veloci da mettere, sfumabili e quant'altro. Infatti, come vedete, quelli chiari l'ho strausati. L'ho portata anche in vacanza perché ha la comodità di avere questo maxi specchio, che quindi vi aiuta molto anche se non avete uno specchio magari in camera o se dovete dividere il bagno con altre persone, come ero io. L'ho portata a Liverpool. Con questo riuscivo a truccarmi tranquillamente anche fuori dal bagno. Però di nuovo parliamo del discorso prodotti cinesi. I prodotti cinesi non è che sono brutti di per sé, è che voi non sapete gli ingredienti. In più, io ci ho riflettuto su e secondo me il fatto di avere un'imitazione è una cosa brutta, è una cosa scorretta nei confronti di un'azienda che ha lavorato per crearsi un marchio che non mi piace, per cui credo che non comprerò più prodotti di questo tipo per una questione di principio. È vero che la Urban Decay ha dei prezzi spropositati rispetto ai prodotti, nel senso che non esiste il costo di produzione sia quello, però è comunque scorretto creare un'imitazione e buttarla sul mercato per fregare clienti o un'azienda che ha lavorato. Detto questo, la palette a colpo d'occhio sembra originale perché addirittura la mia compagna di stanza di Liverpool, che è un'appassionatissima di trucchi e che infatti aveva la Naked, mi sembra, 2, non si è accorta, cioè quando l'ha vista gli è venuto con gli occhi a cuore, ha iniziato a dire: "Oh, la Naked 3!" Quando gli ho detto che era un'imitazione, manca poco mi ammazza nervoso. E però la cosa della Naked 3 è che in realtà io sono andata a vederla da Sephora, quella originale, e non ci assomiglia, nel senso, cioè sì, ci assomiglia, però dei colori, per esempio questo qua giù, sono molto diversi e molto più brutti. Questo io da Sephora ci ho messo il dito, sì, l'ho passato e l'ho guardato sul dito, è tutta un'altra qualità, è molto più burroso, ha dei riflessi rosa molto belli che questo non ha. Quindi di nuovo si sta parlando di un'imitazione che io strausato e che credo finirò, perché ho strausato e continuo a usare, oggi mi sono truccata con questa e quant'altro, la trovo comodissima, però non è la stessa cosa. L'unica cosa è che devo dire che io ho dichiarato che non spenderei 50 euro per una palette, ma dall'utilizzo folle ho fatto di questa mi è venuta in mente di chiedere magari come regalo per qualche Natale o compleanno di comprarmi quell'originale, perché veramente è stata una palette che io ho macinato, macinato nel giro di pochi mesi, sono arrivata a usare dei prodotti quasi a finirli. E vi faccio vedere gli swatch. Dentro c'era anche un pennellino che era un'imitazione, anche quello mi sembra fosse diverso rispetto a quello originale, che però adesso non ho, magari mi metto
una foto, un mini video. Ragazzi, scusate se alla fine lo faccio così, ma se no non ve lo faccio più. Questo è il pennello che si trovava nella finta Naked. Come vedete, ha da una parte questa punta qui da sfumatura. È una dimensione media, non è né piccolo piccolo né grande grande. E dall'altro ha il pennello piatto, così. Quindi anche questo è medio, che poverino è stato maltrattato da me, quindi è un po' storto, però vedete che non è né fine fine, né largo largo, né grosso grosso, né piccolo piccolo, è una via di mezzo. Sono entrambi morbidi, sono stati strausati, infatti vedete anche la scritta si è mezza scolorita. Sono molto comodi anche da portare in viaggio perché appunto sono due e se state qualche giorno possono essere sufficienti per tutto il viaggio. E vi faccio vedere gli swatch. Non ho altro da dire. Se avete domande, lasciate un commento. Vi lascio il prezzo da qualche parte. E eccovi gli swatch. Ciao. Questa è la palette chiusa. L'apriamo così, qua c'è un grande, grande specchio. E poi abbiamo colori Strange, Dust, Burnout, Limit, Buds, Trick, Mooner, Liar, Factory, Mugshot, Darkside e Blackheart. Come vedete, Strange, Limit e Mooner sono opachi. Poi gli altri sono invece brillantosi, metallizzati. E li faccio vedere. Questo è Strange, questo è Dust, questo è Burnout, Limit. Quelli opachi scrivono un po' meno di quelli metallici, Buds, e questi sono sul braccio, quindi dal più chiaro dal primo all'ultimo. I due opachi e gli altri tre metallizzati. Poi abbiamo Trick, Nooner, Liar, Factory, Mugshot, e ho finito le dita, Darkside, Blackheart. E qui abbiamo gli swatch sul braccio, dal primo all'ultimo, quindi da Buds, no, da Trick, l'oro a Blackheart. L'ho fatto in una posizione che è quasi irriprendibile. Eccoli qua. E questo è quanto.